Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. La riforma delle pensioni rischia di essere ostacolata per via del Recovery Fund. Nel video vediamo dunque che cosa sta accadendo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Dicevamo dunque che il Recovery Fund rischia di ostacolare il progetto dell'Italia di vedere l'impianto pensionistico rinnovato e sarebbe fondamentale in quanto è necessaria un'importantissima riforma entro breve tempo. Sul progetto di riforma delle pensioni, i sindacati e la ministra del lavoro stanno discutendo da diversi mesi, ma rischia di essere compromesso dalla crisi di governo. Qualora il progetto dovesse resistere a questa situazione politica, bisognerà fare comunque i conti con le indicazioni che arrivano dall'Unione Europea, la quale per l'accesso alle risorse del Recovery Fund raccomanda ai vari paesi di non attuare riforme che potrebbero essere troppe generose dal punto di vista economico, e quella delle pensioni effettivamente lo sarebbe. A conferma di questa ipotesi possiamo notare la situazione in Spagna, dove l'Unione Europea ha chiesto di attuare una nuova riforma delle pensioni in quanto le regole attuali favoriscono i lavoratori aumentando la spesa pensionistica. Questa situazione potrebbe dunque ripetersi anche in Italia. Come è stato spiegato dal commissario agli affari economici Paolo Gentiloni nel corso del suo intervento al B20 Italia 2021, le raccomandazioni dell'Unione Europea del 2019 e del 2020 sono al centro dei criteri di valutazione comunitari sul recovery plan nazionale, e tra queste raccomandazioni c'è spazio anche per le pensioni, con indicazioni che sono chiarissime. Si chiede infatti all'Italia di dare attuazione piena della riforma Fornero delle pensioni. L'UE dunque chiede il ritorno alla legge Fornero, eliminando qualsiasi altra misura di flessibilità, come potrebbe essere l'arrivo di quota 102, di cui abbiamo già parlato nei nostri precedenti video. E se l'Italia comunque dovesse decidere di non uniformarsi alla richiesta dell'Unione Europea, ci potrebbe essere il veto di quest'ultima, come è già successo in Spagna. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.